Salve amici e amiche, è da molto tempo che non provo a fare una trasmissione live, broadcast, come quelle che si fanno in Spreaker. Mi trovo davanti alla mia vecchia webcam, una Logitech del 2000-2001. E qua sono le 21:15 in questo momento. E mi sono detto, proviamo. Ed è incredibile, perché io sono youtuber, partner di youtuber, però fino adesso avevo problemi a fare un live. Invece adesso vedo che non ho bisogno di entrare in Dailymotion, sto trasmettendo direttamente dal vivo in YouTube. È molto bello, molto interessante. Adesso cambio un po' la configurazione qua del protettore di schermo, perché se no un minuto è poco, facciamo 10. Se no ogni volta si blocca. Allora io devo imparare a guardare in camera, perché si direbbe che quando faccio con il cellulare una filmatrice mi viene più naturale. Però vedo che funziona l'audio, sembra che registra bene, quindi questo è il mio primo live. Vediamo un po' il canale di Sant'Enciano. Metto il quadro lì, quest'altra finestra, e infatti dovrebbe apparire questo evento in diretta adesso. Vediamo un po', forse appare anche in Google Plus. No, non appare. Vabbè, forse registrerà e metterà dopo. Sì, forse non ho il live. Vediamo. Ah, ecco. Sì, quindi ho messo che l'anteprima. Ah, sì, no, non è disponibile. No, l'anteprima non può essere online. Quindi mettiamo l'anteprima che c'è da prima. Che a molti è piaciuta la mia anteprima. Beh, un saluto a tutti. Questo mi piace l'idea di poter usare questa vecchia webcamera, perché altrimenti se uso la filmatrice o il cellulare, poi a volte non ho i drive, allora devo togliere l'unità di memoria, metterla nel computer. Poi devo processare il video, ci mette ore, poi lo devo caricare in internet e ci mette ore. E invece così parlo direttamente, viene di pessimo formato, quindi mi scuso con voi, ma non ho una nuova vecchia camera, per fortuna me la sono potuta risparmiare perché sono disoccupato e non guadagno niente. Per quello mi piacerebbe guadagnare con YouTube.
E poi, ecco, non devo perdere tempo a caricare il video, a dargli formato, perché così poi ci pensa YouTube e viene tutto automaticamente. Lo so, perché me l'avete scritto, che molti di voi si aspettavano altri tutorial letterari. Io invece ho preparato dei tutorial di gastronomia e poi ho fatto un video brindando ai 8.669 ascolti e dalle 101 iscrizioni nel mio canale Sant'Enchan. Beh, adesso vi continuo a ringraziare per le visioni, ma mi tengo attualizzato. Sono sempre 101 iscritti, io quindi il luogo dove sono i miei canali iscritti al mio, l'ho chiamato Truppa dei 101 Allegri Seguaci. Ma le visioni sono aumentate in meno di 24 ore a 8.734, quindi io vi ringrazio delle vostre 8.734 visioni. Vorrò fare un video come già ho fatto uno per le 5.071 visioni, farò un altro per le 10.000 visioni, perché per raggiungere una cifra comunque mi piacerebbe avere più iscritti. Questa è un'immagine di un mio fratello gemello che ho. Non si vede bene. Ah, ecco, così. Questo è un altro mio fratello gemello. È Flick e Flock, no? Flick. Flock. Qua c'è la foto sempre di Flick e di Flock. E qua, vabbè, sono io Flick e Flock, eccoli qua, tutti e due, Flick e Flock, i miei due fratelli gemelli, Flick e Flock. E se andate a vedere in un canale di Facebook, in un profilo, Gabriele Ezechiele, trovate quell'immagine. Beh, allora, semplicemente volevo questo, approfittare l'occasione che ho potuto finalmente fare un live, un broadcast. Poi ho tanto materiale che magari in un futuro mi riorganizzerò. Però è così. Adesso io non so se qualcuno di voi si potrà avvedere che io sto trasmettendo live, sarebbe interessante. Non so se sto trasmettendo live oppure semplicemente sto registrando nel sito di YouTube per poi caricare il video. Quindi magari questo non è un live. Io credo che è un live. Magari è semplicemente una risposta, una registrazione. C'era un'altra immagine che volevo farvi vedere, ma
Un saluto a Elo Viola, che mi segue sempre. Un saluto anche a tutti gli altri che mi seguono. Uno di loro molti amici che mi seguono, li ringrazio tutti. Lucrezia Piccio, grazie a Lucrezia Piccio di seguirmi e di commentare i miei video. Che bello. Lucrezia, Elo Viola, ho delle ammiratrici. Il sito di Lucrezia Piccio c'ha un'animazione molto interessante. La prossima settimana incomincio a fare tutorial C. Non so, sarà con la vitamina C. È molto interessante questa introduzione. Intro al mio canale. Voto mi piace. E metto fra i favoriti e video interessanti. Qua sono già le 21:27 e io devo andare a cenare ancora. Diciamo che voglio vedere come viene un video largo. Sì, no, volevo fare vedere una foto, ma l'ho persa. È così, quando uno cerca qualcosa
Eccola qua, l'ho trovata. Farò un nuovo video per Marco Travaglio, perché lui aveva fatto qualche cosa intitolato Una nave senza capitano, e io gli feci un video che sta nel mio canale Sant'Enchan, e finché la barca va lasciala andare, finché la barca va tu non l'affondare, e mi proposi come capitano. Nel dicembre del 2011, a marzo 2012, io avevo fatto queste foto e poi un collage. Le foto le ho perse e è rimasto il collage. Spero si possa vedere. Non si può vedere. Ecco così. Come vedete, si può titolare questa foto Tre capitani in cerca di nave. Vedi? Tre capitani in cerca di nave. Io sono come Bud Spencer nei suoi film, lo chiamavano Trinità, quindi mi faccio in tre capitani per la nave, e valgo per tre, come la Trinità appunto, quindi altro che si cerca un capitano per la nave, io sono i tre capitani che ci occorrono per la nave, posso governare una flotta, quindi è un messaggio al nostro Marco, che se cerca un capitano per la nave, che pensi mi? Mi faccio in tre. Beh, adesso devo andare a cenare. Qua sono già le 21:33 e questa è stata solo una prova. Vi ringrazio a tutti della vostra pazienza. A domani. Ciao. Così potrò registrare moltissimi discorsi. Ciao.